che bisogna ricordarsi come si fanno i video, perché ormai è passato del tempo ed è passata quella situazione magica in cui non ti senti più un cretino ad andare in giro con la GoPro. Però vi faccio questo video in quanto mi avete scritto in tanti e c'è qualcosa che dobbiamo chiarire su di lui. Lo riconoscete? Forse no, perché l'ho cambiato un pochino. In mezzo al traffico, sul marciapiede, su questa specie di mattone in rilievo, per registrare un video nel posto più scomodo possibile, però a volte bisogna semplicemente farlo, perché sennò non si fa più. È stato quasi 2 mesi senza registrare, a parte quel pezzo su Raul. Approfitto per chiarire delle idee, in quanto moltissimi mi avete scritto privatamente, quindi che nessuno la prenda sul personale, è una risposta un po' a tutti quanti, perché tanti avete preso le C-Cruiser e alcuni di voi sono contenti, altri sono rimasti un po' delusi dicendo ma non è uguale al Carver, e vi direi anche grazie al cazzo che non è uguale al Carver. Che cosa speravate? Un cruiser da 70-80 euro, non so quanto lo stanno vendendo. Cerchiamo un posticino al sole e ve ne parliamo con calma, io e lui, sempre al plurale. Questo fantastico angolino, un pochino più appartato in questa mega città, ci permette di presentare lui. Non so se lo riconoscete, lui è figlio dell'Etsy Cruiser che si è accoppiato. Non posso mostrarvi delle immagini perché su YouTube non si possono mettere scene di sesso, con un cruiser della Oxello, quindi restiamo su tavole economiche. Un cruiser che però io conoscevo perché ce l'avevo già preso usato e che ha delle ruote estremamente buone, è una tavola che ha una forma perfetta per un surf skate. Sì, la Oxello è strana perché la Oxello, che sono le marche del Decathlon, i vecchi modelli hanno delle ruote buone, mentre quelli più recenti ho visto che stanno scadendo un attimino. Ovviamente abbiamo messo, come io vi dicevo già nel video precedente, i cuscinetti di ceramica che semplicemente non smetteranno mai di girare, gireranno per tutto il video. Ci ho messo i bushing della Oxello perché sono un po' più pesanti e i bushing dell'Exi erano un po' troppo morbidi per me, ma soprattutto gli volevo cambiare la tavola perché la tavola originale alla fine non è troppo pesante, andava bene come peso. Sono i surf skate che sono più pesanti perché hanno dei track più grossi, non ce l'ho più abituato, ma volevo una tavola un po' più spaziosa. Questa è una 9.8, stiamo parlando di una tavola più larga di qualsiasi skate che ci possa essere, quindi una larghezza da longboard. Quindi l'ho incrociato con questo cruiser dell'Oxello e gli ho mantenuto di originale solo i track. Ho aggiunto un riser, ma non era indispensabile aggiungerlo, perché comunque ho visto che con il giro interno che fa alla fine non va a toccare la tavola, anche se è più larga. Non importa in realtà quanto sia larga la tavola, perché comunque gira verso dentro quando fa così, quindi anche se fosse finisse qua la tavola non ci sarebbe una grande differenza. Quindi il riser l'ho aggiunto giusto per il gusto di tenere i track scioltissimi. Vi assicuro, questo vi capita anche con un Carver originale: se avete i track super sciolti la ruota tocca e dovete aggiungerci degli altri riser. Però sì, io devo dire che con queste modifiche io mi sbilancerei a dire che è la stessa roba. Poi, oddio, bisognerebbe sfiancarlo, provarlo con mille trick e vedere il primo che si distrugge. Un amico l'ha distrutto un Carver, ha distrutto quella levettina di metallo che sta qui dentro. È solo indistruttibile, però mi auguro che il Carver sia migliore. Cazzo, l'hanno inventato il sistema, bisogna anche riconoscerlo. Sono contento di lui. Sì, quello che volevo dirvi era soprattutto: se volete comprare più economico e customizzare voi le vostre tavole per risparmiare qualche soldo, non fatelo solo per risparmiare qualche soldo, fatelo anche perché avete piacere di farlo. Perché se la vostra ottica è di avere tantissime tavole, provare modelli differenti perché vi piace sperimentare, vi piace scoprire qual è il vostro stile, è una strada intelligente, quello che faccio io. Se non lo giudicassi intelligente non lo farei.
anche perché sono un taccagnaccio, quindi lo faccio per risparmiare. Ma se volete solo una tavola, volete solo un surf skate e non avete voglia di smanettarci, spendete di più, prendetevene uno che è già perfettamente settato, perché questo è quello che vi dà uno skate shop. Vi dà una tavola già perfetta, la prendi e vai e sei sicuro che un professionista ci ha messo le mani su ed è perfetta. Compri su internet, devi aggiustare delle cose, quindi dipende dal vostro scopo. Vabbè, adesso giriamo un attimino qua e vi faccio vedere come si sente. Mazza, come al solito ho iniziato con la salita, un po' sfiancante però pompa, alla fine è un esercizio quello che fai, non è la magia che va avanti da solo, devi dargli tu di forza con il torso. Questa è una salita di nuovo, bella ripida direi anche. Vediamo se riusciamo ad arrivare in cima. Quasi. Troppo spompato. Sì, io non faccio surf skate abitualmente, anche perché vivo in collina, quindi mi dà meglio il longboard, ma soprattutto mi dà meglio il cruiser, più portatile, quello piccolino, quello del mio gatto. Quindi prendetemi per quello che sono. Un minchione che sperimenta, no? Che però sperimentando scopre un sacco di trucchi per sistemare al meglio il vostro skate. Oh, da poco abbiamo superato i 1000 iscritti e io pensavo farò un video di ringraziamento quando supero i 1000 iscritti, però mi ha beccato in pieno periodo di crisi in cui non avevo voglia di fare più un cazzo. Dopo aver fatto troppo probabilmente. Non ho fatto niente, però vorrei spararvi una diretta presto, in cui voi potete partecipare, potete scrivermi mentre sono online. E lo facciamo di sera quando sono tutti più disponibili, anche bimbi minchia e adulti pensionati. Quindi diciamo dopo le 6, alle 7 del pomeriggio. Alle 7 del pomeriggio di che giorno? Boh, voi scrivetemi se avete le preferenze, poi se no decido io. Mi prenderò il mio solito caffè e parlerò con voi. Adesso ci pippiamo un'altra salita. Anzi, sapete adesso che faccio? Adesso metto via la camera e mi diverto un attimino. Che poi è quello che ho fatto per questi 2 mesi. Ho messo via la camera e mi sono fatto un po' di skate therapy, terapia dello skate da solo. Che troppo YouTube non fa mai flag. Ciao.